lo dovrebbero dire la prima volta che lasci l'isola. Qualcuno. Preferibilmente una persona a cui credi ciecamente dovrebbe afferrarti per una spalla e dirtelo che una volta partito non tornerai più. Dovessi rivedere la tua vecchia casa 1000 volte, non tornerai più. Questo amico caro, fratello, questa madre, ecco, dovrebbero stringerti per il polso e guardarti negli occhi. Dovrebbero, senza alcuna esitazione, parlarti dello sguardo. Del tuo sguardo. Che una volta partito sarà destinato a cambiare angolo d'osservazione e oggetto di studio per sempre. E cercando di farti ragionare, di farti almeno prendere in considerazione l'ipotesi di non partire, spiegarti che comunque, in fondo, non troverai la gioia che pensavi. Dovrebbero certo fermarti usando questi argomenti. Solo che loro di queste cose non sanno nulla. Non possono saperne nulla. Perché sono rimaste. Al massimo potrebbe aiutarti un vecchio zio partito per il Canada, un amico andato a studiare fuori. Ma appunto loro sono partiti. Dunque, di fronte a quelli che saranno solo i tuoi dubbi, gli angoscianti dubbi di un ragazzo che per la prima volta si trasferisce a vivere lontano dal suo sud, scrollerai le spalle. Concederai un sorriso di scherno alle tue stesse paure e partirai. Lascerai la tua terra e ti avvierai irreparabile percorso ad ostacoli verso te stesso.